Museo di Zeffiropoli. Qua c'era la tipa. Allora, aspetta, a parte il teschio. Il teschio, se non sbaglio, era qua anche. Sto scritto e stupendo, ogni volta che lo guardo rimango a bocca aperta. Piacere, sono Cirillo. Cirillo Sugno, il vice direttore, per ringraziare la tua gentile visita ti farò fare un giro al museo. Grazie. Lei è la capopalestra che c'era qua. Tu devi essere Samsung, mi fa piacere che tu sia qui. Dimmi un po', quale preferisci tra fossil tappo e fossil piuma? No, Arken e Caracosa. Sì, vabbè. Tirtuga. Allora, io ho preso Tirtuga ai tempi, quindi prenderemo fossil piuma. Davvero preferisci fossil piuma? Per me è una bella scelta. Se vuoi rigenerarlo, chiedi pure l'ingresso. Quindi è così che si ottiene. Però si ottiene nel dopolega. Va bene. Se mi interrompi mentre faccio il guido, mi spavento. Mami, non ti sei ancora presentata? Sono Loe, sono la direttrice di questo museo. Sono sempre nel mio studio, ma se hai tempo libero, vieni pure a trovarmi. Non è più capopalestra. Va bene, continuiamo. Quello che vedi è un drago, ok. Infatti deve essere accaduto qualcosa mentre stava volando. E infatti si è fossilizzato proprio in questa posizione. Sfigato. Dovrebbe essere un Dragonite, se non sbaglio. Lì c'è un Armando. Sappiamo che il Pokémon Deoxys cambia la sua forma quando viene investito dal potere dei meteoriti. Sì. Questa è la riproduzione di una Chierolite. Ne hai mai sentito parlare? Quella di Reshiram. Forma che assume il Pokémon leggendario Reshiram quando dorme. Hai già visto Reshiram? Incredibile. Allora probabilmente le mie spiegazioni non ti serviranno a nulla. Forma che assume Reshiram quando dorme. Quindi sta dormendo in questo momento? Cioè quello è un Reshiram che dorme, ma non c'è un Reshiram. No? Ok. Biblioteca, quella successiva è lo stile della direttrice. Lei prima era una capopalestra, lo sapevi? Ah, lo so bene, sì. Non mi ricordo che Pokémon aveva, però. Questo cos'è, sto schifo? Maschera rituale indossata ai tempi durante le cerimonie. Va bene. Stele con incisioni rimaste tutto indecifrate. Ok. Delle ossa varie. Certi Pokémon come Arma, Cubone, Marowak. Robe lì. Ha smesso di fare la capolettera per dedicarsi anima e corpo allo studio dei fossili Pokémon. Ok. E oh, la biblioteca era il modo per aprirla. Cioè, per aprire la palestra. Prego, entra pure. Spiacente, qui non diamo via acqua fresca. Siamo in una biblioteca, mica in una palestra. C'hai ragione anche te. Scusa. La biblioteca prima era una palestra, lo so. Fammi vedere se c'è qualcosa. Illustrate, vuoi leggere il libro Le avventure di Lillipop Codardo? Sì, qua c'erano tutte quelle cagate. Là sotto c'è lo studio. Società. No. Sì, quello forse era delle rotaie. Le leggende di Sinnoh. In antichità, quando la regione di Sinnoh era stata creata da poco, gli uomini e i Pokémon non vivevano ancora insieme. Questo non vuol dire che non si aiutassero a vicenda ogni volta che potevano. Anzi, capitava spesso che si scambiassero ciò di cui avevano bisogno. Un dì un Pokémon, mosso dal desiderio di aiutare di più gli uomini, propose agli altri Pokémon di manifestarsi alle persone quando queste si fossero addentrate nell'erba alta. È per questo che ancora oggi questo è il modo più comune per incontrarli. Cosa? Cos'è? In antichità, quando la regione di Sinnoh era stata creata da poco, gli uomini e i Pokémon non vivevano ancora insieme. Raga. Raga, questo gioco è del 2012? 11? Avevano predetto Legend Arceus. Cioè, predetto, magari no. Però questo è un chiaro riferimento a Legend Arceus. Fantastico. Bellissimo. Ciao amica. Anche per esserci da una vita, certi problemi danno una soluzione e altri problemi hanno soluzioni diverse, a seconda di chi le trova. Tuttavia non è facile imbrigliare le curiosità perché in essa convive il desiderio di scoprire cosa è la verità e l'idea romantica della ricerca. C'hai ragione te. Raga, quello era la trama, vabbè. L'incipit di Legend Arceus. Se avverte una strana presenza, vuoi dare un'occhiata in giro? Sì. Oh, ma così, beh, che dire? Come me la ricordo? 65.
Ma scappano sti cosi? Oh mio Dio. Non lo so, non so se scappano, ma non, ripeto, non lo voglio prendere. Cioè, li ammazzo e basta. Tanto non li andrò a catturare tutti. Oh mio Dio. No, 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 no. Leva. Leva, leva, Ferrothorn. Oh mio Dio, si ammazza da solo. Stai buono, stai Uxie, non devi toccarlo, Ferrothorn. Va bene. Putu 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 putu. Bellissimo. Cioè, bellissimo le canzoni. No, grazie, vai pure nel box. Raga, a sto punto io li prenderei. Cioè, li andiamo proprio a prendere tutti e boom. Non ho capito se appaiono in determinati momenti. Cioè, chi se ne? Nel senso. Tra l'altro mi sa che ho saltato un pezzo e io forse non dovrei andare da questa parte. Aspetta, calmo. No, è che sai, mi sono morti quasi tutti contro quel robo là e allora non vorrei che. Ecco, magari dovessimo sfidare qualcuno. Anche perché ho saltato qualcuno indietro, tra l'altro, di allenatore. E devo eliminarli tutti. Ah, sto tornando indietro giusto per massacrare i bambini che ci sono in giro. Perché così. A parte che mi alleni i Pokémon. E poi in teoria vediamo anche. Andiamo a vedere. Vuoi provare a spaccare un orace dimostrativo con uno dei tuoi Pokémon più forti? Cosa? Sai che devo spaccare? Una roccia dimostrativa? No. Cioè, se hai spaccaroccia. Ho spaccaroccia, credo. Ho spaccaroccia? Non ho idea. Non so neanche dove sto andando adesso. Un attimo che mi sto perdendo in giro. E là? Questo che cacchio di posto era che non mi ricordo più. Nelle pozze ci sono i Pokémon? Se non sbaglio, sì. Se non sbaglio, c'erano i Pokémon delle pozze. Non mi ricordo se c'è il repellente attivo. Spero di sì, perché sennò è un casino. Lì c'è il fantallenatore. Ok, non c'ho il repellente attivo. O forse ce l'ho attivo, ma questi Pokémon erano al 63. Quindi mi sa che è attivo fino a un certo punto. Beh, ovviamente, vabbè, anche quell'altra vanno sfidati. Poi i fantallenatori, mi sa che questi fanno un po' male. Cioè, noi, raga, comunque siamo veramente sottolivellati, eh. Io faccio fatica ad arrivare al 60, ho tutti al 58, 59. Vabbè, qualcuno sì, qualcuno al 60, ok, ma. Uno, due, forse. E qua sono tutti al 63 i nemici. Dal 61 al 63 circa. Cioè, siamo sottolivellati ed è questa. Teoricamente la prima zona che andiamo a esplorare dopo la Lega. Io non so dove loro volevano che io andassi. Perché se devo seguire quello che mi dice il gioco, io passo da questa parte, ma. È assurdo. Poi, dove cacchio stiamo andando, raga? Cioè, io da questa parte dove arrivo? Ah, la tizia della spaccaroccia è per lui. Oh, fuck. Stavo per dire, forse se si gira sempre da quelle parti, magari dietro. No. Più che altro avrei bisogno di curarmi un attimo i Pokémon. Non mi ricordo qua cosa c'era. Qua mi sa che non c'è niente. Che cacchio c'era qua? Roccia dimostrativa. Vuoi chiedere a Embor di spaccarla? Sì. Ha cercato di rompere la roccia, se ne è staccato un frammento. Grazie. Wow. Vabbè, picchiamo anche questo. Quindi tutto questo pezzo era semplicemente per dirmi che c'era una polvostella lì. Beh, dai. Va bene. Cioè, quella polvostella lì a quanto pare è possibile prenderla una volta al giorno, quindi. Se avete bisogno di soldi, qua ci siamo già stati. Se avete bisogno di soldi, cosa. Ma credo che non sia mai successo di aver bisogno di soldi su Pokémon. Io non lo so perché continuano a vendere sta roba con i soldi. Cioè, per carità, magari uno non capisce e allora dice: ok, non so come si batte questo capo palestra. Continuo a comprare revitalizzanti e pozioni, robe del genere. E allora consumi i soldi lì. Non lo so, arrivati a un certo punto del gioco non è che hai i soldi perché ti servono, cioè hai i soldi perché sei ricco. Intanto controllo le notizie del display, sì, si fa parlare dei massicci di Pokémon, va bene, dovrebbe essere un qualcosa anche magari legato. Cos'è che mi ha dato? Eh? Hai trovato i Pokémon in squadra per poter ricevere un uovo. Raga, mi danno un uovo?
Non so di cosa e non so se lo voglio perché avevano detto di non cosare il Pokédex. Però se mi dà un uovo, magari è interessante. Ok, abbiamo un uovo. Non so di che cosa sia, però. È meglio tenere le uova vicino ai Pokémon in buona salute. Boh, forse perché, tipo, per queste tre c'è la pensione, va bene. Forse perché se li hai morti non puoi combattere. Boh. Ma che cacchio ne so io. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Ecco, queste sono le battaglie che magari loro si aspettano che la gente faccia. Anche se è arrivato a questo punto del gioco, fai un po' fatica a fare queste battaglie. C'era questa bambina che continuava a usare affannoseme sul mio Galvantula. Oppure quell'altra, cioè con quell'altro Pokémon, con Bellsome, continuava a fare paralizzante su Galvantula che è paralizzato. Cioè, si aspettano gente del genere, ma sicuro. Ma quel vecchio lì vuole trovare da dire, mi sa. E io mi scordo che non c'ho Dante. Peccato più che altro per questa run. Perché, non lo so, in un certo modo mi era piaciuto forse un po' di più anche lo schiudere l'uovo di Volcarona nella prima run. Nonostante non fosse programmato, perché non sapevo che lì dentro ci fosse l'Arvesta. Però Volcarona mi era piaciuto proprio perché l'avevo schiuso. Qua cos'è che ci è andato Zorua, mi sa? E Zorua sarebbe stato un bel Pokémon se non avesse avuto già la squadra in mente. Però Zorua sarebbe stato un bel Pokémon da avere e lo facevi schiudere. Non lo so, era carina l'idea dello schiudere il Pokémon per la squadra. Comunque ci stiamo avvicinando alla regione principale, alla città principale di Bianco, dove era iniziato Bianco. Quindi, boh, in realtà mi aspetto tipo un combattimento contro... Ciao ragazzi. Mi aspetto un combattimento contro il... Sarebbe fighissimo come cosa, eh? Contro il protagonista. Cioè contro il protagonista di Bianco 1. Che ovviamente avrà una squadra X. Una squadra random. Con... Boh, però ci avrà anche coso. Pensavo che fosse una Mugus. E qua ovviamente ci sarà questo tizio che rompe le balle, giusto? Ovviamente ci doveva essere il tizio con la squadra dei Magikarp. Salve! Vediamo un po' cosa ci sarà qua dentro. Un bellissimo Pokémon, una sfera. Grazie. Grazie mille, davvero. No, serio, grazie, una Mega Ball. Cioè, perché solo la prima volta c'era un mincino, era un cincino, non mi ricordo cosa avevano trovato dentro. Cioè, poi da lì solo oggetti mi hanno trovato. Uno schifo. Vabbè. Comunque, niente. Il tizio con i Magikarp c'è sempre. È strana come cosa. Cioè, non è strana. È bello perché ormai sembra tipo diventata una meme. Sembra che loro lo sappiano. Cioè, penso che loro ormai lo sappiano. Qua c'è un'altra roba. E loro continuano a mettere questo tizio con la squadra da 6 Magikarp. Che fa strano. Però, tipo, non lo so, all'inizio magari era più un personaggio che trovavi, che dicevi, ok, questo qua è il pescatore sfigato che trova sempre lo stesso pesce comune. Ok? E allora li fai dalla squadra di Magikarp. Però adesso è diventata una meme. Adesso mi sa che sotto mi rimangono solo Haxorus. Cioè sotto gli altri. Perché poi sotto tutto, ovviamente, siamo tutti sotto. Però tipo Haxorus mi sa che è 59 ancora. Gli altri, bene o male, li ho portati tutti a 60 almeno. Poi c'è Galvantula 62 che va benissimo. Più che altro sapete che non mi ricordo come cacchio funzionava sto posto? Questo mi sfida, mi sa. Solo che non vorrei sfidarlo adesso un attimo che... Forse siamo arrivati? Proprio nel pulsante giallo che si era nella parte alta del box. Vabbè, chi se ne frega. Grazie comunque. E ti ringrazio, ma no. Non compro niente. No, non mi ricordo la parte qua del gioco. Qua dove cacchio sto andando? Dove sono arrivato io qua? In che parte del mondo sono? C'era una grotta lì? L'asilo? Mi ricordo... Stavo per sfidare queste. Forse le ho fatte. Le ho già battute io loro. Levantopoli. Raga. Dove cacchio sono finito? Non ci siamo stati noi qua. Io mi ricordo Levantopoli. Levantopoli che cacchio di posto era? Mi ricordo di questa cosa.
Mi sa che era. Sì. Mi sa che era. Qua c'era la palestra di Spighetto, forse era. Non lo so. I primi speciali sono colore dorato e per il modo particolare. Oddio. Questa era la parte con gli achievement anche, mi sa. No, aspetta, non mi ricordo più. Non mi ricordo se tipo gli achievement li abbiamo trovati in bianco 1 o erano qua su bianco 2. Raga, help. Sono a little bit confused. Guarda, 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 guarda. Quella mi sa che era la palestra di Spighetto. Ci provo, però innanzitutto voglio un attimo tornare indietro che devo vedere di sfidare altre persone e tutto. Quindi magari lo faremo. Più che altro adesso che non c'ho cosa, magari no. Fortezza Ferroton. Però strano. Sono un po' confuso in questo momento, davvero. A parte comunque le diverse zone che possiamo esplorare, che vedevo. Ho già finito il repellente, cioè, ma il repellente che non dura un cacchio comunque. Assurdo. Volevo vedere un attimo se possiamo passare. Perché ho visto che c'era un pescatore qua. Quindi se tipo. Ok. Lo sfidiamo che non si sa mai. Ma voglio vedere anche Axurus comunque che usa ancora Surf ma rotto. No, il pescatore, devi andare al pescatore. Cioè abbiamo Jelly senti in squadra. Perché cacchio usi Axurus? Devo toglierlo. Ecco te. No, che non mi dà niente. È una grande perla, grazie. Volevo vedere là sopra che c'era il tizio da sfidare. E poi forse proviamo ad andare nella grotta. Magari andiamo nella caverna e. E poi torneremo qua in città a vedere che cosa c'hanno. Qua non c'è niente. Questa che roba era? La pensione. Ok. Qua mi danno qualcosa? Porca miseria! Oddio, ho preso un colpo. Pensavo mi curassero i Pokémon qua, non che lottassimo. Esatto, oltre che fare a botte, non è che tipo avreste. Ma anche i bambini! Anche i bambini fanno a botte? Oh! Devo curarli i Pokémon, non massacrarli! Bambina, fai la brava, eh. Mi raccomando. Madonna santissima! Qualcuno può curare. Anche questa qua vuole trovare da dire? Mo' la spingo giù dal. Ma poi tu, genitore del 2013, che sei, puoi chiamare un figlio Giustino? Perché? Perché chiami tuo figlio Giustino nel 2013? Li vuoi male? La tua squadra Pokémon? Oh, qualcuno che mi pensa almeno, grazie. E che cacchio, gentilissimi, eh? Mamma mia. Ci ho dovuto fare a botte con i bambini per trovare una cura. Boh. Dove andremo a finire? Non mi interessa, non mi rompo le balle, dai. Grazie. No, sì, la conosco. Grazie. Comunque, volevo dire che mi fa ridere la cosa del trovare questi bambini che hanno tipo Riolu al 61. Cioè. Ma che problemi hai a non far evolvere il tuo Pokémon? Io boh. Cioè, vedi il bambino con il Riolu al 61, ma fallo evolvere, poveraccio. Faresti delle tue lista zone? Vorrei vedere il Pokémon percorso tra quelli nell'erba alta, quelli da pescare e quelli nell'acqua. Se riesci a completare la tua lista, me la mostri, vero? Non la completerò mai. Ma vai pur tranquillo. Ma vai. Non ti preoccupare che non la vedrai mai completa. Non qua almeno. Questa ovviamente voleva sfidare. Volevo andare nella grotta là di fianco io. Già che ci sono, fammi mettere. Allora, perché mi hanno fatto venire da questa parte? Perché c'era un oggetto. E metto un attimo Jellicent davanti perché se entriamo in una grotta, solitamente ci sono i roccia. Giusto? Falda sotterranea non me la ricordo. Non me la ricordo come luogo. Questo vuole le botte? Vuole le botte. Chissà perché se dovesse morire Jellicent, o comunque un qualsiasi Pokémon che ha un'abilità. Questa abilità non. Cioè, continua a essere usata dal Pokémon nonostante il Pokémon sia morto. Cioè, metti che mi muore Jellicent. Cosa divertente adesso che Jellicent usa Surf. Va bene. Cioè, ha sempre fatto coso, adesso no, Jellicent. Vabbè, forse perché è primo in squadra, non lo so. Comunque, se tipo Jellicent mi muore, come fa a usare Surf? Se è morto. Quello che mi chiedo ogni tanto. Comunque, devo dire che adesso riusciamo a giostrarcela decentemente. Nel senso che non so se sono diventati più scarsi i nemici degli avversari. Cavacca.
Ecco, questo non va bene invece come cosa, però. Cioè, io questo flash devo usarlo. Anche perché mi serve per un'altra grotta, se non mi ricordo male. Mi serve proprio per un'altra grotta. Dove eravamo, tra l'altro, dove eravamo andati a prendere. Come cacchio si chiama? Axiu. Noi dove eravamo andati a prendere Axiu, avevamo usato flash. Cioè, non avevamo usato flash perché non ce l'avevo. Ma lì c'è un oggetto. E dove cacchio sono finito? Questa che grotta è, raga? Non me le ricordo. Cioè, se mi dite le grotte che c'erano all'inizio gioco, non me le ricordo minimamente. Guarda quanta gente poi! Tutti i lottatori questi! Ma dove cacchio sono finito, raga? Aspetta un attimo, fammi usare il surf qua. Giusto per un attimo, magari cerchiamo di scappare da un'altra parte, sai? Sia mai. Ok, qua non c'è niente. Spero che in acqua non ci sia niente. Io spero di non stare andando da qualche parte pericolosa. Qua c'è un veterano. Dove cacchio sto andando? Oggettino? Niente? Raga? Ok, copertura per Rhyperior. Dove cacchio stiamo andando? Ma sicuro qua mi rompo le balle. Cioè, quelli lì li sfidiamo, per carità, però. Niente, niente oggetti. Cioè, questi qua adesso li andiamo a sfidare e li distruggiamo. Ma se fosse possibile, tipo, sapere anche, cioè, tipo flash che funziona meglio, no? Cioè, io attualmente sto usando coso e galvantola così, in testa, tipo un casco dei minatori. Metti in testa il galvantola, lui ti spara il flash e ti fa quello che vedi. Non so perché, ma qualcosa mi dice che da questa grotta ne usciamo con un leggendario. Così, non lo so, è un attimo un pensiero. Per me qua in mezzo, qua in fondo c'è un leggendario. Allora, non siamo messi molto bene. Soprattutto adesso che dobbiamo andare contro un veterano, che, boh, a parer mio sono quelli più forti. Soprattutto abbiamo il veterano da battere e successivamente possibilmente un leggendario. Non lo so. Vediamo. Mi date qualcosa? No? Li dovete tenere questi revitalizzanti. Non dovete venire da me. Via! Satana! Non è entrato un funesto. Cioè, funesto vento che ha la percentuale di boostarsi. No, non è entrato uno. È incredibile. È incredibile. Non so come ho fatto a vincerla questa. Perché non lo so. Ma è incredibile. Tutto questo è incredibile. Fuoco al colpo. Ma il leggendario? Il leggendario dov'è? Cioè tutto il giro che ho fatto per il leggendario? Non c'è? Fuoco al colpo? Questa grotta serve per fuoco al colpo?